Prima picchiato stavo seduta sul letto, poi mi è buttato a terra, mi è salito sopra e mi ha iniziato a riempire la faccia di calzotti, spaccandomi tre denti, deviandomi il setto nasale. È bastato un episodio banale, un messaggino sul cellulare, racconta Eva, un nome preso in prestito a racchiudere tutte le donne, per scatenare la violenza di quell'uomo che credeva di amare. In quel momento ho pensato adesso muoio, perché lui mirava al volto per rovinarmi, di volermi segnare, no, in qualche maniera. Ho reagito, l'ho picchiata anche io e non so, ricordo pochissimo di quella cosa, però la cattiveria negli occhi la ricordo benissimo. Paura, paura, veramente paura. Ho chiamato i carabinieri che sono saliti, hanno chiesto a lui se è stato tu a fare questo a questa ragazza, lui ha ammesso di sì, gli ha detto perché se li meritava. E mi hanno portato al pronto soccorso e al pronto soccorso una ragazza mi ha dato il numero di Spazio Donna per farmi aiutare. Noi accogliamo circa 100 donne l'anno ed è un numero che abbiamo visto crescere di anno in anno. Vengono da noi quando magari per la prima volta sentono di poter essere in pericolo, quando scatta dentro di loro qualcosa che le fa decidere che è il momento di reagire. E questo paradossalmente è anche il momento più pericoloso, in cui veramente hanno bisogno di essere sostenute. Ascolto, assistenza psicologica, sostegno legale nel centro di San Basilio a Roma, uno dei sei che l'associazione WeWorld ha sparso in Italia per aiutare le donne. Dalle nostre ricerche viene fuori che ancora diversi italiani e italiane considerano la violenza come un raptus momentaneo dell'uomo, oppure dettata dal fatto che talvolta le donne sono troppo esasperanti. Quindi abbiamo ancora una radice culturale della violenza che bisogna combattere. Dopo essere finita in ospedale poco più di un anno fa, Eva ha cambiato città e lavoro, ha denunciato e iniziato una nuova vita. Diversa, serena, sto riacquistando fiducia in me stessa, sono tornata a sorridere, io rido sempre, quello anche mi aveva tolto. Sì, però se ne esce, la cosa bella è che se ne esce, ognuno ha i suoi tempi. Io ancora piango, però se ne esce. È la prima volta che parla pubblicamente Eva e lo fa per rivolgersi a chi la violenza continua a subirla. Magari posso essere d'aiuto, da spronare qualcuno a reagire. Combatto la mia vergogna, la mia timidezza e vado. Perché lo devono sapere che se ne esce. Piano piano se ne esce. E allora